Lo abbiamo sfiorato prima l'argomento quando vi abbiamo portato in una dimora storica in provincia di Padova, abbiamo citato la Cappella degli Scrovegni e restiamo in questo ambito artistico perché c'è una buona notizia che riguarda Bologna. I portici sono stati nominati anche in questo caso Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, un altro prestigioso riconoscimento per il nostro paese. Abbiamo il piacere di avere in diretta Vittorio Sgarbi con noi. Buongiorno e benvenuto Vittorio. Ecco. Buongiorno, tra poco ci arriviamo, però insomma non possiamo non parlare anche del G20, della cultura che si apre oggi, ministri delle 20 maggiori economie mondiali, quasi 40 delegazioni. Vittorio Sgarbi, la sua ricetta per il rilancio? Questa dell'UNESCO è sicuramente un'azione pubblicitaria efficace, perché è l'unica funzione che ha l'UNESCO, nel senso che non protegge i monumenti né fornisce finanziamenti, però è come un titolo nobiliare, una indicazione, un cavalierato, per cui c'è una società, un'associazione, un club in cui si entra e ogni tanto fanno entrare qualcosa che non ha una logica precisa, perché quando fondarono l'UNESCO nei primi anni 50 sarebbe stato già necessario inserire Giotto, che è il primo pittore moderno, quindi non si capisce quale sia la logica con la quale tutta l'Italia ha una tale densità di patrimonio artistico, dovrebbe essere vincolata dall'UNESCO, indicata come patrimonio. Per cui il fatto che arrivi Padova dopo il Prosecco fa capire il livello a cui siamo, insomma, è una diciamo confraternita di poveretti che si mettono lì a guardare le cose con pesi e contrappesi, in realtà più politici che culturali. Non posso dire, io ho una particolare antipatia per l'UNESCO, non posso negare che abbia una funzione pubblicitaria, senza dubbio, insomma, è una onorificenza che richiama, ma mi pare che Giotto richiamasse, io credo che l'UNESCO non potrebbe stare senza Giotto, ma Giotto può stare senza l'UNESCO. Tra l'altro, ricordo male, Vittorio, o l'Italia è il paese che ha il maggior numero di siti, appunto, che appartengono all'UNESCO? La bella carta d'identità. Però in un limite molto stretto, 57-58 credo adesso, con questi nuovi, 54-55, cioè solo non ha proprio significato questo peso. D'altra parte, uno dei siti dell'UNESCO che è italiano, senza essere in Italia, cioè essendo dell'Eritrea, è Asmara, che è una città italiana meravigliosa che un inglese ha indotto a far vincolare all'UNESCO, e quindi abbiamo anche quella, se vogliamo, però è approssimativo perché manca Viterbo, manca Lecce, manca Ostuni, mancano luoghi, manca Gerace, non c'è una logica. E infatti appunto una volta sono le Dolomiti, una volta sono le Langhe e Roero, una volta è il Prosecco, adesso Giotto come il Prosecco, infatti Giotto beveva il Prosecco sicuramente quando arrivava in Veneto, ma non mi entusiasmano queste. Certamente mi colpì molto quando ero ragazzo che UNESCO avesse indicato come patrimonio dell'umanità la BUR, Biblioteca Universale di Zoli, che era la biblioteca che mio padre comprava fascicolo per fascicolo con tutti i grandi scrittori di tutti i tempi, e a quell'epoca era un'Italia povera e una cosa come questa dava il senso dell'importanza della letteratura. Oggi segnalare Giotto a Padova è come dire che Mick Jagger è un gran cantante, se gli dai una beneficenza, benissimo, non è che cambia molto, non serve a nulla, non serve a nessuno, però insomma per chi ama i titoli onorifici benissimo, insomma io lo trovo tardivo e grottescamente patetico, però si sa che non ho delle idee molto convenzionali, insomma io sono per un entro più che per UNESCO, vorrei far entrare gran parte dell'Italia meravigliosa che invece sta ai margini ed è meno conosciuta. Far entrare Giotto è certamente inevitabile, ma è un'ovvietà assoluta. È chiaro poi che con Giotto entrano anche i, diciamo, 100 anni da quando lui è arrivato nel 1302-1303 a Padova e ha compiuto una rivoluzione che ha influenzato tutta l'arte padovana, per cui Padova più di Firenze è ricca di capolavori, gli autori del 300 come Giusto De Medavuoi, Antichiero di Zevio, Jacopo Avanzi, Nicoletto Semitecolo, Guariento, però non mi pare che essi avranno grande vantaggio. La Reggia dei Canavesi, per esempio, su cui dominio sono stati fatti questi capolavori, ha degli affreschi meravigliosi di Guariento, non credo che avrà un accoruomo
straordinario per questa indizione dell'UNESCO, però insomma avete chiamato me, d'altra parte se chiamavate un altro vi diceva che bello, insomma. Bello questo, devo dire. Vittorio Sgarbi, a proposito delle bellezze dell'Italia già citate correttamente da lei, insomma non è un anno particolarmente fortunato per una delle ricchezze dell'Italia, che è la presenza di turisti stranieri nel nostro paese, e naturalmente la colpa è della pandemia, del Green Pass, delle regole insomma diverse da paese a paese che cambiano e sono cambiate già in questo inizio d'estate. Poteva andare diversamente? Ma direi insomma la cosa che va lamentata più di tutto in questo momento è il grande incendio in Sardegna, questo è veramente una cosa dolorosa, è una morte mentre si parla di vita, mentre invece per la questione che riguarda, si conoscono bene le mie posizioni, che ovviamente non sono contro, io non sono un Novax o un No-Covid, però mi pare di poter dire questo, sono andato nella mia vita in molti paesi stranieri che avevano problemi di malaria, di colera, e quindi ho fatto il vaccino, sono partito, sono andato in Birmania, in India, in Africa. Ma non è che arrivando lì ho detto, beh, adesso che ho fatto il vaccino vorrei che lo facessero tutti i congolesi, tutti gli ugandiani, tutti i birmani, perché quindi se io faccio, o il vaccino mi protegge, quindi lo faccio e a quel punto non porto mascherine e vado tranquillo, o invece non serve a nulla perché lo faccio allora. Quindi lo straniero che viene in Italia non è che vada in un luogo che è più pericoloso della, non so, dell'Algeria o dell'India o del Congo, quindi noi abbiamo mitizzato il Covid, per cui siccome malaria, colera e altre malattie nei paesi in cui si va e in cui si deve fare obbligatoriamente, si pensa di, insomma, nello Yemen e ho fatto i vaccini, qua arrivo lì e siccome li ho fatti, invece questo vaccino qui non serve a niente, cioè serve ma non serve, e il Covid è peggio della malaria, è peggio del colera, è peggio dell'AIDS, è peggio, cioè, si è creata una follia. È chiaro che la pubblicità positiva dell'UNESCO, che è quella di cui stiamo parlando, ha come contrappeso la pubblicità negativa del Covid, cioè l'Italia è pericolosa, però la Croazia no, la Grecia no, ma com'è possibile? Cioè c'è qualcosa, io poi sono grande amico di Draghi, quindi, però hanno creato un panico, ma da parte si può capire da un fatto, la mia battaglia è iniziata nel, diciamo, marzo del 2020, quando proibivano di andare in bicicletta, multavano i ciclisti, non mi devi spiegare come cazzo fai a prendere il Covid in bicicletta, dove lo prendi? Cioè non è che tu sei a meno di un metro da qualcuno per poterlo contaminare o essere contagiato, non puoi fare il bagno da solo a Mondello, multavano quello che faceva il bagno da solo a Mondello, non puoi andare in un bosco, 8 magistrati in Valle d'Aosta, in un bosco lo va tranquillamente, saranno cazzi suoi. Cioè se tu crei la mitologia, poi fai il coprifuoco a Fossombrone, a Fossombrone c'è il coprifuoco sempre, cioè dopo le 10 di sera non c'è un cazzo di nessuno in giro, quindi io non capisco perché alle 10:15 non posso andare a trovare Flaminia o Federica o Giovanna facendo una passeggiata per una, cioè tutta questa roba qua che cos'è? È terrorismo, per quanto possano pensare che io amico ai Novax, io dico i Novax hanno molti torti rispetto al rischio per le persone mature, ma far diventare tutto terrore, tutto pericolo, tutto tragedia, tutto coprifuoco è grottesco, allora per forza che non arrivano i turisti, perché tu gli hai spiegato che se cammini a Fossombrone alle 11 di sera da solo ti contamini, ma dove ti contamini? Perché? Ha precisato correttamente, non è il discorso di un Novax, insomma, no, questo bisogna dirlo, perché per entrare in un dialogo ragionevole poi bisogna anche mettere in chiaro questo. Grazie a Vittorio Sgarbi per essere stato con noi, oggi ci risentiamo molto presto, intanto buona estate. Va bene, bravi ragazzi, vaccinatevi mi raccomando, vaccinatevi e siate impauriti. Vaccinatevi e portate 3 mascherine, cioè, così serve vaccinare. Vaccinarsi sì, poi insomma le mascherine uno ne porta una e probabilmente già abbastanza come a discrezione, ma soprattutto andiamo a visitare questi non necessariamente siti dell'UNESCO, tutte le altre cose bellissime che Vittorio Sgarbi ci ha ricordato e che andate, non rientrano, per esempio, appunto andate a Castiglione Olona, un luogo meraviglioso dove sono gli affreschi di Pasolino che non sono meno importanti. Seguiremo anche questo consiglio, grazie Vittorio, grazie, dobbiamo salutarci, buona giornata, grazie, tanti consigli che ci ha dato, l'Italia è un unico grande patrimonio dell'UNESCO. Per onor di cronaca sono andata a googolare, con l'ingresso dei portici di Bologna arriviamo a 58 beni dell'UNESCO in Italia, siamo primi in classifica, campioni del mondo anche in questo. Molto bene.